Giorno del mio compleanno e della festa di tutte le donne, voglio condividere con voi la curiosità su questo famosissimo dolce, il pastel de Belém. Ma non si chiamava pastel de nata? Facciamo un po' di chiarezza e scopriamo insieme qual è la verità su questo dolce. Questo pasticcino, fatto con pasta sfoglia e crema a base di uova, zucchero, burro e panna, venne inventato dall'ordine dei monaci di San Girolamo, che si trovavano proprio qui, nel quartiere di Belém. Poi nel 1820 ci fu una riforma che portò alla chiusura di tutti gli ordini monastici del Portogallo. Ma i monaci continuarono comunque nella produzione di questo dolce e nel 1837 un mercante ne acquisì la ricetta e aprì la famosa fabbrica, i Pastéis de Belém. Quindi sorge una domanda: perché non si chiamano tutti Pastéis de Belém? Che il mercante registrò il nome, che è ancora coperto da copyright, e le altre aziende, non potendo usare questo originale, utilizzarono un altro nome, pastel de nata. E proprio oggi siamo venuti a provarla nella famosa fabbrica Pastéis de Belém. Se questa storia ti è piaciuta, sostienici con un like. Auguri a me, auguri a tutte le donne, e mi raccomando, vivi la vita senza spendere.